L'umanità terrestre geme sotto il peso della paura di una prossima fine della sua esistenza. In quale modo sanno gli uomini ciò che accade nel loro mondo? Essi vengono a conoscenza degli avvenimenti dalle molteplici possibilità di cui dispone la stampa. L'umanità viene informata incessantemente e tenuta sempre col fiato sospeso, poiché la stampa è diventata non solo una necessità della vita, ma è di più, è una delle più grandi industrie e sta al di sopra della politica, pur venendo manovrata da questa. Vi è una differenza tra forza e potenza. La politica, rappresentata dai governi, si serve della potenza, la stampa della forza. Il maggior interesse della politica è sempre quello di adeguarsi alla stampa. La stampa può trarre i capipopolo dalla moltitudine anonima e porli sui troni, ma nello stesso modo essa li può anche annientare. La sorte dei cittadini, come quella della nazione, è nelle mani della stampa. Ciò che essa pubblica viene per la maggior parte accettato come verità. Solo pochi si interessano dell'importante questione di vedere quante verità la stampa sia in grado di offrire. Se il materiale per l'insaziabile avidità di sensazioni insite nella natura umana non è bastante, la stampa adotta, senza farsi scrupolo, un pericoloso rimedio. Inventa notizie, scrive menzogne, oppure mescola un grammo di verità a 99 grammi di bugie. La maggior parte dei giornalisti, specie coloro che debbono provvedere ogni giorno al fabbisogno di informazioni e notizie, non hanno idea di quale sia la loro responsabilità verso il pubblico, di quanto dovranno render conto poi del loro operato. Non di rado lavorano dietro le quinte, manovrati dai poteri occulti. La stragrande maggioranza dell'umanità terrestre è condizionata dalla stampa. Adora il cinema, il teatro, la radio, la televisione, il divismo, ma specialmente i quotidiani. La gente crede che gli articoli dei giornali contengano il fior fiore della verità e che coloro che scrivono per il pubblico siano persone esperte e molto colte. Non è sempre così. Gli uomini credono anche ai molti apparati e mezzi di ricerche della stampa, organizzazioni, eccetera, che collaborano affinché ogni pensiero, ogni dialogo, ogni avvenimento che si verifichi nell'umana società venga intuito, notato, seguito. Errore! Non vi sono limiti né leggi che possano garantire la verità nelle vostre pubblicazioni. Perciò il fanatismo e il culto per la stampa è una specie di idolatria priva di fondamento. Noi, servitori di Dio, abitanti in un altro punto dell'universo, guardiamo con terrore questo vostro pauroso sviluppo che guasta gli uomini e li porta alla rovina. Il male principale non sta solo nella politica dei governi, ma anche nelle pubblicazioni pericolose.